vado io vicino al grande Paolone. Questo piccolo grande uomo mi fa sudare un anno intero, perché lui da domani preparerà già l'undicesima. Un grande spettacolo, un grande sì. Spettacolo, noi ti ringraziamo, io penso di cogliere il momento di tutta la piazza, ma di tutta Napoli, ma di tutta l'Italia in occasione della giornata mondiale. Alfredo, io ho una proposta. Che cosa? Allora, avete il cellulare? Bene, prendete il cellulare, chiamate parenti, amici, venite in piazza che c'è una festa per l'AIFA, per la ricerca. Una bella festa! D'accordo? D'accordo, allora mentre loro fanno gli SMS, sì? Noi dobbiamo dare una taglia a Paolo. Eh sì, noi dobbiamo dare una taglia. Anzi, sì? C'è Valentina che gli darà la taglia. Eccola qua! Foto ferma, di vita, foto di vita! C'è un'altra targa. Vedi. Sì. A chi va? Ah, ad Anna Calemme. Ad Anna Calemme! Guarda caso! A te come madrina e testimonial AISA. Anna, guardiamoci là, grande momento. E a nome di Paolo Zengara, questa targa che lui ha ricevuto, mi ha detto di dire che lui ha ricevuto questa targa, lui, come Paolo Zengara Italia, ma in realtà lui la dona a tutti i suoi amici. A tutti è vero. Grazie, è vero. Paolo. Ah, ma vedi, qui abbiamo anche la mascotte, guarda! Mascottina! Eh sì, la mascotte! Hai fatto il giro? Hai fatto il giro? Hai raccolto tanti soldini? Sì, dopo ci riproviamo. Hai regalato piante del gruppo Zero che ringraziamo? Hai regalato? Hanno sì. Comprato? Sì. Compreranno ancora! Compreranno ancora, vedi? Io vedo già qualcuno col telefonino che ha messaggiato e quindi sono molto contenta di questa situazione. Dobbiamo dire anche... Sì. No, aspetta, lui voleva dire una cosa. Sì, certo, Paolo. Anche noi abbiamo... Pensa che noi abbiamo una micro sorpresa col parco, sia a te, a M, al calcio col drone. Hai preparato qualcosa anche per noi? Ma ce lo meritiamo? Ma senti. Grazie a te. Allora, aspetta, qui c'è un'altra sorpresa. Ancora. Sì, no. C'è un'altra sorpresa. Vieni qua, Carmen, vieni qua. Ma, vicino a me. Vieni vicino a me. Vieni vicino a me. Quanti ospiti? Sì, la bellissima Carmen porta una targa molto particolare. Ecco che mi emoziono un'altra volta, perché sto parlando di una persona molto molto speciale. Ad una donna speciale, ad una madre speciale, a mamma Ersilia. Io qua vorrei un applauso, perché mamma Ersilia, ma dove sta? È la mamma di Paolo Zengara. Ah, è la mamma, io posso di Paolo dire, Zengara e posso qui, dire mamma, sì? No? Ma ci sta mamma, è venuta? No, perché non si sente bene, io lo sapevo. E allora mi fai un regalo? No, io devo dire una cosa, lui lo sa bene. Ogni volta che vado, sì? A casa di Paolo, sì? Dico guarda mamma, io la chiamo mamma, anch'io, affettuosamente, mamma. Dico mamma, vengo a una sola condizione, Thomas, facci lavorare, ogni tanto tu, l'uomo dai mille scale, e allora dico mamma, io vengo a casa, sì, con grande piacere, poi quando facciamo i punti della situazione anche con te, con Thomas, è vero, con tutta la troupe, e dico a una sola condizione, che mi fai il caffè nel bicchierino. Vedi, perché quello di come... dentro, già sono informata di lo so. Quindi un bel applauso per la mamma, sì, ma per tutte le mamme. È vero, ecco Paolo. Eccola qua, questa la porterai a casa. Questa la devi dare a mamma Ersilia. Mamma Ersilia, guardiamo lì, giriamolo, a favore dei fotografi, delle telecamere. E allora, che grande, ci sono anch'io? Certo. Eccoci qua. Ok. E allora, grande momento. E io so che ci sono anche altre consegne, eccolo. Allora, vediamo un po'. 25 settembre, con l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, giornata mondiale della tossia in campagna, agli organizzatori, e qui vorrei accanto a me il Presidente Mimma, eccolo qua. Eccoli qua, Presidente, al centro. Un momento di panico, Mimmo Scognamiglio, dottor Mimmo Scognamiglio, ecco, continuo a leggere. Valentina. Agli organizzatori dell'evento, a
affiancato alla 10ª maratona Caracciolo Gold Run, associazione italiana per la lotta alle sindrome atassiche. Grazie Valentina. E allora? Consegno personalmente la targa. Una battuta la facciamo dire al presidente. Certamente no, ma dopo il presidente ci deve parlare proprio un pochetto di questa gara che ci sarà domani mattina. Anzi, tutti voi sportivi, domani mattina alle 8.30 vi dovete trovare proprio qui. Dove? Proprio qui, aspetta, adesso lo facciamo dire al dottor Spagnolino. Ma si corre? Sì, si corre alle 9:15 in punto la partenza della Caracciolo Gold Run, una gara nazionale di 10 km. E poi più ci sarà una gara non competitiva di 5 km aperta a tutti. Tesserate in mano. Quindi allora è stato valido l'invito di invitare tutti. Allora corriamo tutti domani? Posso correre pure io? Ci vediamo. Domani mattina qui. Bene, qui. Allora ha detto lui, vi aspettiamo domani mattina. Io ci sarò. Tu ci sarai? Certo. È una promessa, ci sarò. È una io promessa. Allora. Benissimo. E allora dobbiamo anche facciamo chiudere questa kermesse delle premiazioni. Sì, di ringraziamento al premiazioni. Presidente regionale dell'AESA Campania, Giuseppe Ruggero, che lui è sempre emozionato. Dice, lui è sempre emozionato. Lui mi dice, Alfredo, sì? Non mi chiamare, non farmi parlare, io sono un uomo di organizzazione. Ma questo è anche un difetto di quello là, questo piccolo grande uomo, però io lo chiamo lo stesso perché lui è il padrone di questa piazza questa sera. Esattamente. Padrone di casa. Sì. Il padrone di casa siamo un po' tutti quanti, quindi praticamente a me mi vuole solo l'obbligo di ringraziare un po' a tutti quanti che sono intervenuti, a voi che avete condotto magnificamente questa manifestazione, a tutti gli artisti che si sono prestati. Ma ci sono! Ancora perché ce ne sono tanti altri! C'è la maratona della musica, possiamo dire! Certamente! Un grandissimo grazie a tutti quanti, grazie! Di poche parole questo presidente regionale, non è buono, lui è sincero, sono parole che vengono dal cuore, vero Paolo? E allora? Andiamo avanti, passiamo. Ciao Presidente, ciao Valentina, ciao cara. Perché qui a questo Madonna, punto... Madonna mia, che faticato.